Beh, mi sono divertita tantissimo perché eravamo tutti ragazzini e io ero appena uscito fuori dal postino, quindi mi portavo questa eredità pesantissima che ancora non avevo imparato a gestire. E Leonardo era la sua prima regia, però loro erano un gruppo molto compatto, quindi io ero un po' un pesce fuor d'acqua, no? Perché comunque tra Leonardo e la sua prima regia, tra la mia non essere pronta, no? Ancora per stare su un set, cioè. Però ci siamo divertiti, mi ricordo che è stato un film dove abbiamo riso tanto, una storia molto attuale, quindi devo dire che Leonardo è stato geniale a scrivere una storia che non ha tempo, perché sono storie che si ripetono in continuazione e quindi no, mi sono veramente molto molto divertita. Un postino, che dire, il prossimo anno saranno 30 anni e io sono felice di poterne ancora parlare perché è un film dove Massimo ha lasciato il cuore e di conseguenza poter parlare di quel film mi dà la possibilità di dirgli grazie tutti i giorni, perché se sono qui è grazie a lui, se ce l'ho fatta è grazie a lui e quindi, che dire, le emozioni non finiscono quando sono vere e quando sono semplici e lui da questo punto di vista ha vinto. Guarda, è appena uscito Mameli, Goffredo Mameli, che l'Italia chiamò, che è un film proprio sulla storia di Goffredo Mameli, dove faccio la mamma di Goffredo, con Emanuele Maccone, che lo interpreta in un modo al bacio. E poi ho in uscita a novembre un film che si chiama Il meglio di te, insieme a Vincent Riotta, diretto da Fabrizio Maria Cortese. Una storia meravigliosa, una storia d'amore meravigliosa.